Durante l'occupazione nazista dell'Olanda, una fanciulla ebrea di 13 anni viveva con la famiglia in un nascondiglio segreto e con alcuni amici di questa famiglia. Il nome di questa fanciulla è Anna Frank. Anna Frank in questa prigione volontaria, dalla quale non poteva mai uscire né lei né i suoi congiunti, ebbe modo di annotare su un diario tutti i suoi sentimenti e i piccoli fatti che avvenivano in quella ristretta cerchia di mura. Purtroppo il nascondiglio fu scoperto dopo 2 anni e 1 mese dall'inizio della prigionia. Anna Frank moriva nel lager di Bergen-Belsen. Finita la guerra, il suo diario fu ritrovato. Noi abbiamo la commozione di presentarvi l'unico scampato a questa famiglia, il padre di Anna Frank, Otto Frank. La nostra commozione è nulla in confronto a quella che si rinnova nel suo animo ad ogni istante, ogni momento. A lui vengono rivolte domande dolorosissime, ci perdonerà se anche noi gliene rivolgiamo qualcuna. Vorremmo sapere, per esempio, noi sappiamo che lei riceve moltissime lettere, noi vorremmo sapere da chi le riceve e qual è il contenuto di queste lettere. Bene, devo dire che riceviamo tante lettere, un po' diciamo come Babbo Natale, diciamo, scrivono da tutto il mondo e, scusi, devo fare l'accento un po' tedesco, lì ricevare molte lettere da tutto il mondo. Perché il nostro storiello è piaciuto moltissimo, un po' come storiello di Babbo Natale. Noi rettili siamo bravi a inventare storielle che poi, per far stare buoni o far comportare come noi vogliamo questi stupidi pecore. In particolare, io, come buon rettile, è vero, mi presto adesso con tutte queste luci e tutta questa mia giacca e tutti questi studi e tutto, la pecora, diciamo, scusami, mi è uscito un attimo l'accento abruzzese, non so perché, la pecora, in pratica, nonostante, diciamo, noi la inculiamo da millenni questa cazzo di pecora, in pratica, questa pecora di merda non capisce quando uno sta interpretando una parte, e noi questa cazzo di pecora non sappiamo più che cazzo fargli ormai, non capisce un cazzo, un cazzo. Ecco, nel nostro caso abbiamo detto che cazzo ci possiamo inventare per farle così, perché il nostro compito, diciamo, è quello di modellare questa loro gabbia, di questi bambini piccoli, diciamo. E abbiamo capito che questi bambini piccoli, se tu racconti un po' di favole a questi bambini piccoli, e prendono, dalle tue labbra e vogliono che tu gli racconti queste storielle, perché senza queste storielle questi poveri mentecatti sarebbero persi, non riuscirebbero ad addormentarsi la notte, e per questo noi rettili, diciamo, di un certo livello, dobbiamo raccontare storielle a questi bambini piccoli, diciamo, altrimenti loro non si dormono la notte. Oltre a tutto ciò, nonostante noi giorno dopo giorno li prendiamo per culo questi poveri mentecatti, ecco, nonostante ciò, noi siamo costretti a inventare storielle su storielle, un po' come abbiamo inventato tante storielle e psyop
un'altra, di questo livello, per esempio, sono stati i protocolli, ovvero, che noi rettili abbiamo inventato per creare questa razza, diciamo, vittima. E sono molto addolorato, diciamo, perché io adesso devo fare quello addolorato, sono il padre superstite. E ma non ci faccio, non mi pesa questa cosa assolutamente, perché da buon rettile, diciamo, racconta balle. Sono bravissimo a raccontare balle, diciamo. E questo deve far riflettere, diciamo. Ma chi c'è dall'altra parte per riflettere quando abbiamo a che fare con questi trogloditi? Mi scappa un sorriso, ma non se ne accorgono, per dire. Loro pensano che queste luci qua... Dunque, è stato tradotto il diario di Anna. È vero, è stato tradotto in tante lingue, vero? Perché queste cose devono diffondersi. Un po' come Babbo Natale, le letterine arrivano da tutto il mondo, perché la storiella di Babbo Natale l'abbiamo tradotta in tutto il mondo. Anche questa storiella è stata tradotta in tutto il mondo. Così tutto il mondo, tutti i bambini del mondo devono sapere della casa di chi si tratta, e così possono... Io tutti... Anni fa, a Hollywood, è stato tratto anche un film dal diario, che ha esteso il messaggio di Anna ad altri milioni di spettatori. Inoltre anche la riduzione teatrale è stata rappresentata in molti paesi. Quante produzioni ne sono state fatte? No! Oh, ma quante produzioni? Ma che domande sono, caso? Ma quante produzioni, quante serve per diffondere questa storiella in tutto il mondo, caso? Tutto il mondo! Noi rettili dobbiamo... Abbiamo la capacità, diciamo, di raccontare queste storielle grazie a questo mezzo che si chiama TV, come dicevo prima. In questo momento, questo studio, stiamo usando energia, luci. Te che sei un, diciamo, un giornalista che mi stai facendo queste domande, tutte queste cose, la mia giacca per dire, vedi come io ridere io, nonostante parla di mia figlia che è stata ammazzata, nonostante tutto ciò. La pecora non capisce che tutto questo non può venire gratis, questa informazione che noi diamo loro, non vengono così, senza un prezzo. L'alloggio segreto in cui eravate nascosti è stato trasformato in museo, con annesso centro giovanile. Può dirci qualcosa dell'attività di questo centro? Beh, diciamo, il compito di questo centro... Scusami se mi viene da ridere un pochino perché mi scappa, mi sono rotto i coglioni di fare queste interviste, è quello di propaganda. In pratica, questo museo, diciamo, come i film e i libri che vengono tradotti in tantissime lingue da tutto il mondo, hanno il compito di passare questa favoletta alle pecore che... Una volta, diciamo, programmati con queste informazioni, fanno sì che, diciamo, implorare noi rettili perché li difendiamo. Nonostante ciò, nonostante venda e combottivamente, non so cosa sia, ma io sono tedesco, mi posso permettere di sbagliare qualche parola. Mi permetterà di sbagliare ogni tanto. Perché io non conosco la vostra lingua molto bene. In pratica, le stavo dicendo appunto che noi rettili, diciamo, non si legge su prima, non è che siamo qui a pettinare le bambole, vero? Ma qui siamo per gestire questo peorano che, insomma, caga. Piscia, eccetera, eccetera, diciamo, tutte queste cose qua. Noi dobbiamo gestirlo, questo peorame, senza cervello, diciamo. E per questo è il motivo, diciamo. Sento, a me mi avete pagato per fare un'intervista di pochi minuti, non capisco perché io mi debba
dilungare così a lungo. Devo andare, ho altri cazzi da fare adesso, per favore. Dicevo, potremmo finirla qua, diciamo, di fare questo teatro. Non ce la faccio più. Mi viene anche da ridere, sto perdendo la mia parte, dovrei essere il padre commosso di questa bambina uccisa traumaticamente dai tedeschi. Ma io non ci riesco. Sono giorni e giorni che faccio queste interviste, non ce la faccio più. Ah, pietà! Abbiate pietà! C'è stato un taglio qua, ma non capisco perché. Ecco, la gente non sa che questa intervista di pochi minuti in realtà è durata ore. Io sono stanco, sono sfinito. Non mi pagate abbastanza per quello che faccio. Devo fare l'uomo triste costantemente in queste interviste. Dove voi? Mi riprendete con queste cazzo di luci. Poi, per cercare di allungare. Speriamo che le sue parole, quelle di Anna Frank, siano ascoltate con molta attenzione e con molta ponderazione. Avendo conosciuto Otto Frank, noi possiamo capire adesso da che cosa proveniva la serenità di Anna Frank.